cresce la raccolta differenziata a Rimini. Dati pubblicati dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna parlano per la città malatestiana di un aumento del 3,3%, la media regionale del più 2,5%, e una raccolta che ha raggiunto il 63,5% e al 64,3% a livello regionale, con una crescita del 20% rispetto a 10 anni fa. Un risultato, quello di Rimini, che conferma gli obiettivi dell'amministrazione comunale di questi anni, che sono perfettamente in linea con quelli degli anni precedenti, per i quali era già emerso un aumento di 20 punti percentuali rispetto al 2008. È fondamentale mantenere alta l'attenzione, ribadisce l'assessore all'ambiente di Palazzo Grampi, Anna Montini, sia sulle modalità di raccolta dei rifiuti, rendendole sempre più efficienti, sia dal punto di vista della comunicazione nei confronti dei cittadini e della sensibilizzazione sui grandi benefici ambientali della raccolta differenziata. Il risultato, ampiamente positivo, è anche frutto dell'ammodernamento del sistema di raccolta in tutto il territorio a monte della Statale 16. Per l'assessore riminese sono stati introdotti infatti nuovi cassonetti, più comodi, e sono stati aggiunti ex novo circa nella metà delle isole ecologiche, cassonetti per la raccolta di sfalci e ramaglie, nei quali, allo stesso modo di quel che avviene per i cassonetti dell'organico, continuiamo a raccomandare di non inserire mai sacchetti di plastica. Anche i controlli sul territorio da parte delle guardie ecologiche volontarie hanno contribuito al raggiungimento del buon risultato, ma teniamo a precisare, conclude Montini, che è sempre importante che ognuno faccia la propria parte, differenziando con attenzione i rifiuti e conferendoli correttamente, pensando al bene comune, al decoro e ai benefici sull'ambiente.